Vi siete mai chiesti perché ora siamo in bagno? Comunque, ciao a tutti, Cesarini, siete tornati in questo nuovo video. Io sono Ale Cetriolo. Ebbene, appunto, perché siamo in bagno? Per lavarci le manine, dato che mi sono appena pappato due fette di prosciutto cotto, di alta qualità, tra l'altro. Devo lavarmi le manine. E dato che c'è in questo periodo il persistente così chiamato coronavirus, bisogna proteggersi e bisogna lavarsi tante volte al giorno le mani. Non solo le mani, ma principalmente le mani, perché guardatele come sono zozze. In realtà no, perché le avevo già lavate prima, ho rifatto il video, ma le rilavo perché non fa mai male. Comunque, cosa dobbiamo fare al primo passaggio? Allora, prima di iniziare col primo passaggio mi è venuto in mente che bisogna cantare la canzone di Tanti auguri te. L'ho sentito in TV da una psicopatica, ma secondo me sono tutte cose reali. Quindi, il tempo di lavaggio delle mani deve durare tanti auguri a te, tanti auguri a te, eccetera, eccetera. Iniziamo. Allora, primo passaggio, mettere il sapone sotto l'acqua, così che abbia una consistenza che ti possa insaponare le mani. Bisogna passare il sapone un po' dappertutto, cioè in realtà dappertutto. Mi sono appena accorto che ho fatto una gran cavolata, ovvero non mi sono tirato sulle maniche. Ma dannazione i pescetti. Facciamo finta di niente, ok? Dai, che devo tirarmi su le maniche, che cavolo. Ah. Ok, sono ritornato, mi sono tirato sulle maniche e mi sono anche asciugato le mani perché non potevo bagnarmene. È una cosa che detesto, bagnarmi le maniche, ok? Ecco. Ok, riprendiamo con le cose che stavamo facendo precedentemente. Apriamo la cosiddetta acqua, il rubinetto. Mettiamo il sapone sotto l'acqua e iniziamo a spargere la saponetta su tutta la mano, su tutte le mani, perché sono due le mani, non è una sola, cari miei. So che fate i furbetti e pensate che ci sia solo una mano, ma noi ne abbiamo due, guarda un po' che coincidenza. Mettiamo anche il sapone in mezzo alle dita, deve venire una roba del genere, tutta bella insaponata, anche sul retro. Che è Italian, mamma mia, troppo Italian sta roba. Mannaggia i pescetti. Ok, perfetto, mi sono insaponato per benone. Ora dobbiamo risciacquare e tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a qualcuno. Tanti auguri a te. Ok, se stai guardando questo video e hai compiuto gli anni oggi, ti faccio tanti auguri. Effettivamente dovrebbe durare di più tanti auguri a te perché non ho finito di risciacquarmi. Vabbè, lavatevi di più che fa sempre bene. È un consiglio che vi do perché me ne intendo di queste cose, non è vero, però fa niente. Fate finta che io sia un intenditore di saponette. Ok, perfetto. Mi sono dimenticato di fare una cosa. Vabbè, non ci voglio insaponarmi. Mi devo rinsaponare, ok? Scusate, ma devo fare una cosa molto importante. Mi raccomando, quando vi insaponate le mani fate sto suono molto ASMR e molto ambiguoso, così che vi sentirete molto più felici e molto più adagio nella vostra toilette. E poi mi devo di nuovo sciacquare le mani. Stavo guardando in alto perché c'è uno specchio, quindi mi stavo guardando da solo. Cose molto toccanti, vero? Ok, finalmente posso asciugarle. Cosa molto importante è asciugare le mani, perché una cosa che detesto è avere le mani bagnate. Perché per esempio, quando vai a mangiare non puoi avere le mani bagnate, cioè ti bagni tutto, è una rottura in pratica. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il cosiddetto
Asciugamani, non mano, mani, perché sono due mani, sono due, non una, due mani, non una, due, e 10 dita, e che cavolo, la gente poi pensa, mi prende per pazzo, ma io ho sempre detto che abbiamo due mani, non una, due, il governo d'oggi non capisce mai nulla, ah. Mannaggia, mannaggia i pescetti marci del Niagara. Comunque, asciughiamoci per bene le manine, le manonne, quelle che avete, insomma. Se avete l'opportunità, scrivete nei commenti come avete le mani, se tipo avete dei salsicciotti a posto delle dita, se avete delle manine più piccole dei neonati, se avete delle dita talmente lunghe che arrivate fino a New York. Ok, ho finito, sono bella asciutta, bella croccanti e possiamo riposare al suo posto. L'asciugamani e non mano, mani. Perché plurale, sono due le mani, due, non una, due. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e spero che abbiate imparato a lavarmi le mani, a lavarvi le mani, perché io non ho ancora imparato. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!